Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Rieccoci ben ritrovati a Trieste in diretta per quest'ora assieme dalle 17.30 alle 18.30. Vi presenterò intanto il secondo ospite che avremo dopo e poi il primo già collegato con noi. Il secondo ospite alle 18 sarà Matteo Bianchi, direttore sportivo di Targeste Pescina di Altura. Tanti gli argomenti, come potete immaginare, di cui parleremo. Ma ora in realtà siamo collegati con la dottoressa Ernestina Cariello, psicologa e referente LILT. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Buonasera dottoressa, allora io ho il mio fascicoletto sotto dove magari iniziamo a parlare dell'argomento, ma poi potremo anche dilungarci in altro. Le videochiamate, la consulenza fisioterapica gratuita tramite videochiamate per pazienti oncologici, il servizio LILT che si affianca quindi anche al sostegno psicologico. Questo servizio, dottoressa, era partito prima dell'epidemia di coronavirus, però poi è andato avanti, giusto? Allora, devo dire che sì, questi sono tutti i servizi che attualmente la LILT mette a disposizione sia dei pazienti oncologici a titolo assolutamente volontaristico e quindi gratuito. Per quanto riguarda il discorso delle telefonate, quindi del supporto psicologico al telefono, noi siamo partiti in realtà grazie anche alla lungimiranza della Presidente LILT, la professoressa Scaggiante. Noi siamo partiti in realtà ancora a fine febbraio, purtroppo c'è stato un piccolo intoppo tecnico e siamo diventati operativi la seconda settimana di marzo. Okay. In che modo? Acquisendo attraverso appunto un numero messo a disposizione delle persone, dando a queste persone la possibilità, nel caso in cui ne sentissero il bisogno ovviamente, di essere ascoltate su problemi che sono connessi sia al discorso legato al Covid-19, ma soprattutto legato a quelli che sono gli aspetti di reazione emozionale che purtroppo tutti quanti noi stiamo vivendo, chi più chi meno, in questi momenti di pandemia. Ecco, parliamo di più problemi di conseguenza, perché chiaramente l'epidemia che c'è stata ha avuto dei riflessi psicologici a tratti devastanti su molte persone. Non parlo solo di persone con altre patologie, ma delle persone in generale. Quanto questo influisce sulla vita di tutti noi, anche per i malati ovviamente? Allora, inizialmente appunto il nostro servizio era partito immaginando un target di persone con, nello specifico, dei problemi neoplastici e ovviamente allargando il discorso a quelli che sono i caregivers, cioè a quelle persone all'interno della famiglia di solito, oppure all'interno di sostegni amicali o lavorativi, riescono ad affiancarsi al paziente che subisce questo grosso problema. Poi dopo ci siamo resi conto che era impossibile non prendere in considerazione un più ampio spettro di persone, per cui il servizio si è allargato anche a persone che non avevano nello specifico dei problemi di neoplasie. Okay. La neoplasia in se stessa, il cancro in se stesso, è già di per sé una malattia che comporta un carico emotivo e quindi degli elementi di stress che partono dal momento in cui c'è la diagnosi e che vanno avanti lungo tutto il corso delle terapie che, per fortuna oggi noi sappiamo molto bene, portano
ad una misura notevole di guarigioni, di remissioni. Sì. E quindi ci siamo resi conto che ciò che era drammatico già per la popolazione e nella popolazione presentava degli aspetti di grande e di piccolo trauma ripetuto. In che senso? Per i pazienti neoplastici diventava talvolta un problema veramente insormontabile, perché alle difficoltà di accedere alle cure, alla difficoltà di trovare il medico che ti segue nella cura, alla inaccessibilità dei luoghi di cura, no? Per paura del contagio, e per tutta un'altra serie di eventi e di elementi che poi in realtà anche la popolazione non neoplastica subisce in questo momento. Diciamo che questo periodo che stiamo vivendo per tutti ha avuto delle ricadute importanti. Cosa succede alla nostra psiche quando ci ritroviamo a dover gestire situazioni così devastanti che ti possono anche portare comunque a pensare di non farcela, no? Assolutamente. Allora, io ho già fatto un piccolissimo accenno agli aspetti traumatici, no? Gli aspetti traumatici sono quegli eventi di vita che in qualche modo il nostro apparato neurofisiologico non riesce a superare. Perché? Non riesce a superare perché a fronte di una, capacità di elaborare in maniera logica e razionale quelli che sono gli eventi da parte del nostro cervello cognitivo, diciamo, dalla nostra neocorteccia, noi abbiamo anche un altro cervello, che è il nostro cervello emotivo. Laddove questi elementi, queste paure, queste frustrazioni, questi sensi di rabbia, di impotenza, questa paura di essere contagiati e di contagiare, vengono in qualche modo, si incistano e alcune persone riescono a integrarli, rielaborarli e quindi non essere soggette a quelli che sono poi oggi i problemi legati a quella che sarà una pandemia di carattere, tra virgolette, veramente psichiatrico, quindi i disturbi complessi che vanno da un normale disturbo d'ansia generalizzato alla depressione, disturbi da panico, a un disturbo post-traumatico da stress. Quindi traumi su traumi, tutti questi elementi comportano un disagio emotivo e quindi psicologico, per cui quanto prima c'è la possibilità con i sistemi, con i mezzi che abbiamo di lavorare e quindi di offrire servizi che vadano ad attenuare quelli che sono gli elementi di pericolosità che in un secondo momento non possono esitare in chiare e franche patologie psichiatriche. E di pochi giorni fa un articolo su Lancet, scritto da 42, 43, non ricordo bene il numero, comunque oltre 40 psichiatrici, oltre 40 psichiatri, che hanno definito in maniera corretta quelli che sono gli 8 elementi, no, di pericolosità. Okay. Poi, dottoressa, io mi è venuta una curiosità che, visto che lei è psicologa, non posso esimermi da chiederle. Ah, intanto provi anche ad appoggiare il cellulare su qualsiasi suppellettile, così la vediamo meglio in viso, ecco, così va già meglio. Dottoressa, si è parlato sempre in articoli anche di psicologia, di medicina, di questa sindrome della capanna, no? Di questa anche difficoltà psicologica di uscire da questo lockdown, di uscire, no, da questa condizione a cui ormai il cervello potrebbe essersi un po', io uso il termine affezionato, che magari è sbagliatissimo, mi correggerà lei, giusto? Assolutamente sì. Allora, noi siamo sostanzialmente degli animali sociali. Sì. La nostra capacità di metterci in relazione agli altri è quella che presenta gli aspetti migliori della nostra intelligenza emotiva. Senza l'intelligenza emotiva che ci porta poi a questi comportamenti, non saremmo degli animali sociali. Certo. La chiusura, l'isolamento comporta degli altri aspetti che però diventano la sindrome della
capanna è di per sé stessa una sindrome di tipo psicologico, cioè il discorso legato alla protezione che la casa ti dà e l'abitudine alla non socialità diventa essa stessa un sintomo di quello che può essere una condizione depressiva delle persone che subiscono questi eventi. In questi giorni noi parliamo di sindrome di Stoccolma, no? Come no? Certo. E quindi si lega in maniera, diciamo, sicuramente meno forte, ma in maniera simbolica si lega un po' alla sindrome di Stoccolma, in cui nel momento in cui tu sei completamente isolato, completamente avulso dal mondo, vivi la situazione mettendo in atto un solo comportamento, che è quello di servire l'istinto di sopravvivenza, che ti dice di mettere in atto pratiche che fanno sì che tu non possa più essere esposto al rischio, al pericolo. Ma è di per sé un sintomo di un trauma che le persone hanno subito. Quindi anche questo è il sintomo di un trauma. Ma questo c'è un'incidenza particolare? Cioè, ci sono soggetti che hanno un'incidenza più elevata? Io penso per esempio alle persone che sono state costrette a non mettere mai i piedi fuori di casa, quindi magari disoccupazione, dover rimanere a casa per forza. È possibile che incida di più su qualcuno piuttosto che qualcun altro? Ci sono dei soggetti più predisposti a soffrire di queste sintomatologie? Allora sì, sia dal punto di vista, lei ha centrato molto bene il problema e la risposta è sì, sia dal punto di vista personologico, quindi con una maggior vulnerabilità a quelli che sono gli elementi traumatici, che sono dati da tutta una serie di cose. Mi viene in mente una prima cosa, noi ci evolviamo e passiamo determinate fasi all'interno della nostra esistenza. Una fase importantissima è quella che ci lega, no, alle figure primarie di accudimento. Okay. E quindi in questa fase qua ci possono essere dei fallimenti da parte di queste persone e si può creare una certa vulnerabilità a quelli che sono gli elementi stressanti nella vita di ognuno di noi. Questo ci rimanda a quel termine che tanto ci piace oggi e che è il termine della resilienza. Quindi ci sono delle persone che hanno sviluppato una maggior sicurezza in se stessi, una maggior fiducia nel mondo, una maggior capacità di flessibilità e di adattamento. E queste persone possono essere meno soggette a quelle che sono i sintomi di una situazione pandemica di questo tipo. Ci sono invece poi degli elementi anche di carattere sociale. È chiaro che se io non ho il problema di dover mantenere con il mio lavoro la famiglia, sono dotato di una abitazione che mi permette di vivere il lockdown comunque in maniera agevole, se non ho la preoccupazione di poter essere contagiato o di contagiare, è chiaro che tutto questo va a favore della capacità di superamento di quello che è il periodo di che stiamo vivendo in questo momento. Secondo lei, dottoressa, anche dal suo punto di vista prettamente professionale, cosa consiglia proprio a queste persone che hanno dovuto subire un adattamento, più subirlo che attuarlo, diciamo? Avrebbero bisogno di farsi una chiacchierata magari con dei professionisti, esporre la loro problematica a qualcuno, insomma affrontarla? La nostra proposta, la proposta che l'ILT ha, come dire, commisurato in questo momento, che è una proposta che va appunto dall'ascolto telefonico, che è un intervento di primo livello e che quello che noi stiamo attuando e che attueremo, credo, almeno fino alla fine di giugno, insieme ad un lavoro corporeo, no? Quindi al lavoro della fisioterapia. Certo. Poi l'altro lavoro corporeo che viene
che sono i corsi che vengono sempre tenuti in videochiamata di yoga. Sono tutti sostegni che vengono offerti proprio per a scopo di prevenzione, okay, e a scopo di supporto, ripeto, di primo livello. Poi, per quanto riguarda il discorso del mio sportello, sì, io mi è capitato in questi giorni di dover passare qualche volta ad un secondo livello, che non è soltanto l'ascolto empatico, quindi non è un ascolto passivo, ma è sicuramente un ascolto attivo di comprensione, di supporto e di individuazione di quelli che possono essere degli elementi di fragilità della persona, okay, che chiama. Talvolta sono passata ad un supporto di secondo livello, quindi a una serie di consigli che derivano da pratiche della psicologia dell'emergenza e che sono veramente molto utili, perché tendono a rimettere in sintonia e a riequilibrare la neurofisiologia della persona. Quindi questo è avvenuto soprattutto nel caso di pazienti oncologici che avevano a breve interventi o altri esami importanti, okay, e che sicuramente stavano vivendo uno stress che a loro non fa assolutamente bene, ecco, se non fa bene a nessuno, tanto meno. Certo. È sicuramente un servizio anche, soprattutto di accompagnamento, no? E di anche attenzione verso il paziente che ha bisogno di sentirsi in qualche modo sostenuto, rassicurato, seguito, no? Perché già parliamo di dinamiche particolari, in più se ci mettiamo lo stress psicologico emotivo è veramente dura. Dottoressa, ma anche però seguire il paziente evidentemente post operazione, casomai, giusto? Sì, il nostro servizio è un servizio che garantisce l'anonimato, quindi le persone, okay, sanno che noi ci siamo dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17, mm-hmm, e che possiamo offrire un supporto di questo tipo. Chiaramente nei servizi ci sono dei colleghi, degli psicologi che sicuramente poi fanno anche loro tutto quello che è un supporto più legato al discorso ospedaliero, no? Certo. A seconda anche del pazienti che avete e che trattate, che avranno i loro problemi più o meno gravi naturalmente, anche per voi può essere uno stress interfacciarvi continuamente con queste realtà, oppure è un lavoro che, data anche l'abitudine di farlo, viene naturale questo tipo di assistenza? Come funziona dal punto di vista del professionista? Allora, se lei parla di un professionista psicologo, psicoterapeuta, noi siamo addestrati a tutta una serie di circostanze che ci permettono di, come dire, gestire, okay, le nostre emozioni, riconoscerle, gestirle, e quindi dobbiamo per forza fare un grosso training rispetto alla nostra intelligenza emotiva. Mm-hmm. Ci sono poi degli aspetti teorici che per esempio delle tecniche molto usate in questo momento, ma non solo in questo momento, usate, sperimentate, validate come tecniche di eccellenza dalla comunità scientifica, sì, io le sto parlando del EMDR. L'EMDR supporta il practitioner in un percorso di non soltanto di formazione, ma anche di conoscenza e di analisi, che permette poi di fare dei meravigliosi, ottimi, splendidi interventi, okay, sulla crisi nell'immediato e in situazioni di catastrofi. Ci sono equip di colleghi in questo momento che stanno lavorando in Lombardia e in Piemonte e che stanno lavorando nei reparti Covid, dando assistenza anche a quelli che sono in prima linea, no? Certo. Quindi ai sanitari. Ok, quindi un servizio per le persone che lavorano anche con i malati, proprio perché anche loro sono sottoposte a varie problematiche anche da stress e quant'altro, giusto?
Assolutamente, assolutamente. Il discorso dell'impatto emotivo è un discorso che va molto approfondito e che oggi come oggi trova delle grosse corrispondenze da parte anche di neurofisiologia, di esami, elettrotomografia, eccetera, eccetera. Noi sappiamo per esempio che un trauma, come può essere quello di veder morire molte persone, al quale i nostri sanitari sono stati sottoposti, che hanno visto morire moltissime persone, affrontando questo evento che è stato di una imprevedibilità pazzesca, insomma, nessuno poteva immaginare come sarebbero andate le cose e né ancora oggi sappiamo come andranno le cose, quindi tutti quelli che sono gli strumenti che noi abbiamo come popolazione di prevenzione e di igiene devono essere continuamente rimessi in atto, senza pensare che il coronavirus non ci sia più, sia sparito. C'è, semplicemente certo. lo stiamo controllando. Questo magari può anche averci insegnato, dottoressa, che bisogna anche sapersi adattare a certe problematiche, magari in futuro potremmo sentirci più preparati. Da un punto di vista sanitario bisognerà sicuramente lavorare per prevenire, ma può essere che questo ci abbia insegnato anche a percepire i pericoli reali quali essi siano e quindi a poter gestire, dover gestire una situazione improvvisa. Forse non ci capitava da tanti anni una crisi del genere. No, io penso che la SARS poco ci ha insegnato, nel senso che è stata una pandemia lontana da noi. Però ognuno di noi ha una percezione del pericolo, certo. Una percezione del rischio, una percezione del pericolo che è individuale. Qua si parla di qualcosa di collettivo, qualcosa che ci porta oltre l'individuo e che va a posarsi su tutta la nostra umanità, voglio dire, a livello globale, no? Quindi io credo che ci deve insegnare qualcosa, ma non soltanto di teorico e di tecnico. La scienza sta lavorando, stanno facendo delle cose meravigliose. Sì. E grazie anche al coraggio di alcuni medici che hanno sperimentato delle tecniche che ancora non vengono ufficialmente riconosciute, che molte persone si sono salvate. Io credo che però ci sono altri aspetti che non possiamo negare ci possono tornare utili dopo quello che è successo. Il fatto che veramente una situazione di questo tipo ci livella tutti, ci riconnette anche su certi piani e su certe condivisioni che forse noi abbiamo dimenticato, no? Certo. L'umanità sofferente può ritrovare se stessa soltanto nella condivisione e nella messa a disposizione dell'altro quelli che sono degli strumenti che non devono essere tenuti unicamente per sé. Io parlo di un impegno che ognuno di noi a suo modo può onorare, no? Certo. Aiutando gli altri, ai piccoli gesti quotidiani del bussare al vicino, al salutare con un buongiorno chi incontri anche se non lo conosci. Ecco, io credo che questo sia fortemente spero, ma ci credo, che sia un qualcosa che questo periodo ci possa e ci deve aver insegnato. Diciamo un atteggiamento per riscoprire un po' di più l'umanità delle persone, lasciando stare l'individualismo sfrenato che negli ultimi anni ci ha un po' forse condizionato su tanti fronti. Dottoressa, abbiamo ancora un paio di minuti, io volevo farle un'ultima domanda anche di curiosità. Il servizio fornito, l'ILT e l'affianco al sostegno psicologico, è una cosa che è nata ovviamente un po' prima, no, dell'epidemia, quindi è un servizio che comunque voi manterrete, giusto? Comunque porterete avanti anche dopo, comunque voi lo volete potenziare. Assolutamente sì, questo non dipende ovviamente da me, dipende dalle decisioni che prenderà
il consiglio direttivo di Lilt, ma credo che questo sia un qualcosa che, cioè, sta nell'anima del volontariato integrato con il servizio pubblico, sì. Offrire una serie di prestazioni a sostegno dei bisogni della popolazione. Quindi noi siamo volontari e come tali siamo a servizio della cittadinanza. Certo, l'importante è aiutare, poi è chiaro che c'è sempre un team, no? C'è sempre una squadra che, giusto così a livello numerico, più o meno quanti professionisti seguono questo tipo di attività, il sostegno psicologico insieme a questa fisioterapia attiva, servizio di videochiamate, in quanti siete più o meno a occhio? Allora, io mi sono offerta e sono da sola che reggo questo impegno della consulenza, diciamo, okay. E del supporto di primo livello ai pazienti. Poi ci sono, io credo che saremo una, forse 6-7, forse una decina, ma non sono molto sicura di questo. Ma insomma, siete un bel team, okay. Dai, un bel team comunque. Sì, cerchiamo insomma di offrire quello che possiamo e quello che torna indietro veramente è impagabile in termini di gratitudine, riconoscenza, certo. Ed è impagabile. Questi sono i guadagni più grandi che una persona può fare, può avere. Dottoressa Cariello, io la ringrazio per essere stata con noi e per averci illustrato il progetto in cui collabora come anche volontaria e per aver anche dialogato sulle problematiche psicologiche di questo periodo, più che interessanti anche da conoscere e da vagliare. Grazie, grazie dottoressa. Grazie a voi, buonasera, grazie a voi. Grazie, la saluto anche personalmente, una buona serata. Grazie dottoressa, salve. Molto bene, finito l'appuntamento in videochiamata e non su Skype, il prossimo invece dovrebbe essere su Skype, finito l'appuntamento con la dottoressa Ernestina Cariello, dottoressa psicologa, e come avete sentito l'argomento più che interessante, sia il sostegno offerto ai malati oncologici e non solo di videochiamate, assistenza fisioterapica e quant'altro, ma anche il discutere delle problematiche che hanno investito il nostro paese e la nostra città, dettate dall'epidemia di coronavirus. Fra poco, dopo la pubblicità, il direttore sportivo di Targeste Piscina di Altura, Matteo Bianchi, col quale dialogheremo proprio di piscine, di nuoto, di un'attività che deve ripartire, ma che bisogna ancora vedere un po' come organizzarla nello specifico tra costi, strutture, logistica e tutto ciò che necessita. Pausa pubblicitaria e poi di nuovo con noi. PR Trieste. Rieccoci in diretta Tele 4 su Trieste in diretta fino alle 18.33 per la precisione, come vi ho già anticipato poc'anzi. Matteo Bianchi, Targeste Piscina di Altura, direttore sportivo con noi, buon pomeriggio. Buonasera a tutti, buonasera, grazie per l'invito. Allora, parliamo di un argomento che insomma si sta per ripartire ma ancora no, bisogna sanificare per quanto riguarda il nuoto, le piscine, anche le palestre, bisogna avere dei chiari protocolli ovviamente per capire come, quando, perché ci sono i costi di gestione che sappiamo che sia che ci sia l'epidemia che non ci sia è sempre un problema mantenere una struttura e voi ne gestite, quindi come ci si sta preparando alla ripartenza tenendo conto che magari mancano ancora quelle accortezze comunicative per partire, no? Allora, hai toccato in poche parole un sacco di punti salienti. Bene. Diciamo che la situazione per le piscine è veramente complicata. Mm. È veramente complicata. Facciamo più o meno una fotografia della situazione nella quale ci troviamo in questo momento. Sì. Che non è una situazione che riguarda la piscina di Altura, la Targeste Nuoto, ma è la situazione che riguarda praticamente tutti i gestori di impianti. In questo momento io parlo per i gestori di impianti del Friuli Venezia Giulia. Mm. Noi ci siamo riuniti, siamo 21 gestori, proprio perché uniti fondamentalmente da tutte quelle che sono le problematiche che questa situazione ci sta facendo affrontare. Quindi niente campanilismi, niente provincialismi, uniti per chiedere con più forza aiuto in questo momento alla regione. Ok. Allora, diciamo che la situazione sarebbe questa: dal 4 maggio potevano allenarsi, si sarebbero potuti allenare gli atleti di interesse nazionale.
Esatto. Benissimo. Al di là di un paio di piscine in Italia, di cui due sono centri federali, che sono quella di Verona, dove si allena Federica Pellegrini, e Ostia, che ha aperto ieri, l'altro ieri, ci allenano Paitrinieri, detti, c'è forse la piscina di Mecenate a Milano che ha aperto. Mm. Tutto il resto degli impianti fondamentalmente resta. Il motivo è molto semplice. Nessuno può permettersi di aprire una piscina, quindi un impianto costosissimo, per far nuotare 10, 15, 4 atleti. Nel nostro caso, come tergista nuoto, sarebbero 15, 16 atleti, quindi può sembrare anche un numero corposo, ma considerando che noi facciamo 800-850 iscritti a stagione e ogni giorno la nostra piscina vede 100 persone che la frequentano per il nuoto libero, non per la corsistica. 15 è un numero che ovviamente non permette a nessuna struttura di stare in piedi. Cioè, scusami se mi inserisco, praticamente qualsiasi sia il numero di partecipanti, di utenti della piscina, i costi di gestione rimangono comunque elevati e gli stessi, giusto? Assolutamente sì, cioè fondamentalmente che ci sia una persona o 100 persone dentro la piscina, il costo si sposta relativamente di poco. È lo sport di base che deve ripartire ed è lo sport di base che permette poi alle società di fare l'agonismo, okay, di medio o alto livello, non ha importanza, ma è questa la vera svolta per gli impianti sportivi, sarebbe esclusivamente quella dell'apertura dello sport base. In questo momento, oggi siamo l'11 maggio, l'apertura sarebbe teoricamente prevista per il 18 maggio, non esistono ancora le linee guida. Cioè non ci sono i protocolli? Assolutamente no, non ci sono i protocolli, ci sono soltanto delle bozze da parte del governo e delle proposte da parte di Federazione Italiana Nuoto, che sta facendo un lavoro incredibile per aiutare le società, nella persona del presidente Barelli, ma in tutta l'istituzione Federazione Italiana Nuoto. Ma in questo momento non esiste nulla di ufficiale, non esiste un protocollo che ci permetta di aprire. Se poi mettiamo che ad un protocollo nazionale possono intervenire le regioni e modificare, creare le situazioni, siamo ancora più preoccupati. Infatti come Consorzio Friuli Venezia Giulia abbiamo inviato alla regione una richiesta di tavolo di lavoro, sì, per riuscire assieme a costruire qualcosa che ci permetta di aprire gli impianti rispettando le norme di sicurezza, perché la salute degli utenti ovviamente è il primo posto. Certo. Ma quando si parla di 7 metri quadri in spogliatoio per ogni bambino, significa che noi avremo un calo dell'utenza del 60-70%. Cosa vuol dire ridurre di oltre la metà gli ingressi praticamente? Esattamente. Le proiezioni di ogni piscina sono attorno a queste riduzioni qui, del 60-70%. Ridurre gli ingressi, quindi ridurre in qualche maniera le entrate dal punto di vista economico, e da lì a cascata tutto quello che è, tutte le problematiche che abbiamo un pochino elencato adesso, di cui l'agonismo è soltanto una minima parte. Tergesta e Nuoto in questo momento ha 27 persone a casa che non percepiscono il compenso. Ah beh, certo, ci sono i lavoratori anche, come no, assolutamente. Sono i lavoratori delle piscine. Ci sono tutte le ditte che girano attorno alle piscine, la ditta di manutenzione, la ditta di pulizie, che sono ferme, che non incassano. C'è veramente un mondo. Non bisogna pensare alla piscina come il signore o la signora appassionato che si butta in acqua, o il bambino che fa le lezioni di 45 minuti. È molto più articolato come mondo. Poi chiaramente è un problema che hanno in tanti, ovviamente. Abbiamo anche intervistato le palestre e gli esercenti delle palestre, che dicono esattamente questa cosa. Noi saremo anche pronti, ma non abbiamo dei protocolli, eccetera, eccetera. Togliamo il fatto che non ci sono i protocolli. Se fosse per voi, come gestire una sanificazione, un distanziamento? Prima tu mi hai anche citato il fatto che 7 metri quadri per un bambino in spogliatoio a livello logistico non è tanto facile. Qual è la realtà dei fatti? Cioè, noi dobbiamo fare dei transennamenti piuttosto che delle strisce per terra di distanziatori? Come funzionerebbe? Allora, noi in questo momento stiamo ovviamente ipotizzando qualsiasi cosa per trovarci il più pronti possibile nel momento della riapertura e riuscire nei tempi minimi a creare le situazioni di sicurezza. Intanto parliamo immediatamente. Bisognerà fare degli investimenti
E in questo momento una delle domande che faremo al tavolo di lavoro con la Regione è proprio dei contributi a fondo perduto per quello che saranno gli investimenti che in questo momento come impianti dobbiamo fare, perché esistono le attrezzature, i macchinari per fare delle sanificazioni profonde, perché sì. La sanificazione è quella quotidiana, la pulizia con i detersivi piuttosto che con gli igienizzanti, il cloro, figuriamoci in piscina ce n'è quanto ne vogliamo, ma non basta. Quindi noi ci stiamo già informando per i robot che nebulizzano tutta l'aria in modo tale da delle cose complicatissime e ovviamente costosissime. Poi sicuramente hai fatto un esempio ottimo, quello dei percorsi obbligati. Creando dei percorsi obbligati ad hoc si potrebbe per esempio evitare in qualche maniera non il distanziamento sociale, ma ridurre quelle che sono le superfici per ogni individuo. 7 metri quadri per un bambino sono una cosa enorme, certo. Ad esempio, quindi ci sono tutte queste situazioni che vanno sicuramente studiate, ma che se noi gestori creiamo in funzione della sanità e della salute dell'utente, mi permetto di dire che sicuramente riusciamo a dare delle indicazioni un pochino più precise di chi magari non vive la piscina H24 come facciamo noi, ma che purtroppo in questo momento sta scrivendo delle botte. Ovviamente non parlo di Federnuoto, ma parlo in questo momento delle istituzioni. Poi è tutta una questione che gira molto intorno ai costi, ovviamente, perché anche poi se devo pensare alle sanificazioni, ma non tanto le sanificazioni in realtà prima dell'apertura, quanto quelle forme di accortezza da mantenere, comunque servirà a comprare materiali, oggetti che devono utilizzare gli atleti ogni volta che vengono per pulire magari, non so, la loro zona. Penso anche alle, per esempio, a me viene in mente le palestre, se uso un attrezzo poi lo devo pulire, o ci penserebbe lo staff a sanificare ogni giorno i passaggi? Allora, per quanto riguarda la prospettiva che ci è stata in qualche maniera disegnata, è lo staff che deve occuparsene. E sono d'accordo, nel senso che nel momento in cui uno entra nel mio impianto e paga un servizio, in questo momento sappiamo che il servizio deve comprendere anche delle cose che fino a 2 mesi fa nessuno si sarebbe sognato. Quindi sono d'accordo che c'è lo staff, c'è la piscina ad occuparsene. È chiaro che non posso pensare che un bambino che fa la scuola nuoto paghi un corso mensile 130 euro al mese, certo, perché lo staff deve occuparsi anche di. È per questo che noi chiediamo sia le linee guida fatte assieme ai gestori, sia dei contributi che ci permettono di abbattere i costi che altrimenti per forza di cose ricadrebbero sull'utente. Non è facile. No, certo. Mi permetto di dire un'altra cosa. Oltre a questo, ogni piscina ha delle situazioni un pochino specifiche. Noi, per esempio, negli ultimi 2 anni abbiamo investito 340.000 euro di lavori di ristrutturazione sul nostro impianto. Di questi 340.000 euro, il 50% era un contributo regionale per, come ce ne sono tanti, ma l'altro 50% è stato garantito da 4 membri del direttivo, tra cui il sottoscritto, per andare ad accendere un mutuo sul resto della cifra. Sì. Noi in questo momento ci troviamo come ASD, quindi le associazioni sportive dilettantistiche, non tutelati perché non siamo tra gli enti che potevano beneficiare della sospensione del mutuo. Ah, ok. Ci troviamo di fronte a questa situazione qui. E in più, a fronte di quelli che sono i costi di apertura, sanificazione e mantenimento dell'impianto, noi nel nostro specifico ci troviamo anche di fronte alle rate del mutuo. E questo è un esempio delle migliaia di spese che ogni impianto, adesso parlo per Friuli Venezia Giulia, affronta ogni anno rispetto a quelle che sono le esigenze di mantenimento. Quindi la situazione è molto complicata, siamo molto molto preoccupati. Sì, perché se un impianto sta fermo ha comunque dei suoi minimi costi di gestione, che poi minimi non sono, ma quant'è la perdita? Perché poi star fermi 2 mesi, no? Sono passati ormai 2 mesi dall'inizio del lockdown, quindi star fermi tutto questo tempo vuol dire mantenere. E poi tu mi hai anche raccontato che ci sono 27 persone a casa, giusto, in questo momento? Quindi bagnanti e la segretaria siamo 27. E quindi insomma poi la struttura economicamente ci perde anche tra i costi di manutenzione e tutto, giusto?
Beh, considera che poi noi, per esempio, il nostro impianto apre alle 6:30 la mattina e chiude alle 11 la sera, dal lunedì alla domenica. Quindi era veramente un impianto che aveva un impatto anche sulla cittadinanza importante, perché fornivamo un servizio praticamente H24, perché era escluso veramente soltanto la notte. Se mi chiede una perdita dal punto di vista economico, in questo momento non riesco a quantificare. Quello che posso dirti è che siamo preoccupati, uno dei vari aspetti che siamo preoccupati per l'apertura è la questione rimborsi, voucher e via dicendo, perché una piscina, una società non vive nell'oro, certo. E quindi non è così facile rimborsare in qualche maniera. Cioè, ci sono persone che hanno perso magari il mese, l'anno, hanno perso l'abbonamento, l'utenza dell'abbonamento, e quindi magari richiederanno il... Adesso lo Stato ha fatto una proposta parlando di voucher che potremmo in qualche maniera fornire all'utente da consumare all'interno dell'impianto entro la stagione. Però ripeto, anche questo è tutto lì, è tutta una bozza e non sappiamo ancora come muovere. Certo, poi sta anche un po' agli utenti stessi capire che la difficoltà è tanta, nel senso io per esempio avrò perso i miei 2 mesi di palestra e vabbè, me la sono messa via, per dire, nel senso non andrò a battere i pugni sul tavolo per questo. C'è magari chi ha perso un abbonamento che aveva appena pagato invece, che durava un anno, per dire. Ci sono tante questioni da attenzionare, però lo stesso utente potrebbe anche capire che la situazione è grave, no? Allora, guarda, ti ringrazio e spero che siano tutti sensibili e illuminati come te. Allora, noi chiaramente, noi non Tergeste, penso qualsiasi associazione sportiva di qualsiasi sport in Italia in questo momento non vuole portare via i soldi a nessuno. Certo. È chiaro che la situazione economica per le piscine, abbiamo detto, è un po' più complicata rispetto a gestire un campo da calcio, un campo da tennis, che hanno spese molto ridotte per quanto ce le hanno rispetto ad una piscina. Non vogliamo rubare a nessuno, quindi saremo assolutamente disposti in qualche maniera a far recuperare le quote versate e via dicendo. Chiaro che se qualcuno arriva e mi dice tornami in mano i soldi, sarebbe una mazzata ancora più potente rispetto a quella che già stiamo vivendo e già stiamo affrontando. Al giorno quanti ingressi si facevano nelle strutture più o meno? Allora, considera che noi facciamo più o meno un centinaio di utenti che pagano il biglietto per il nuoto libero, tra biglietti e abbonamenti. Quindi diciamo l'appassionato che viene a nuotare per stare bene senza fare la corsistica, stiamo parlando di queste cifre qua, a seconda un pochino della giornata, ma i numeri che muoviamo sono quelli. E poi abbiamo tutta la parte di corsistica e agonismo, che in una stagione media ci vede girare attorno alle 800 unità, senza guardare la parte estiva dei centri estivi. Io parlo soltanto di quello che riguarda la parte corsistica di nuoto adulti, fitness in acqua. Stiamo parlando di questi. Permetto di dire solo una piccola cosa. Faccio un esempio. Una piscina lavora H24, cioè nel senso che la notte, per quanto tutto vada tarato al minimo, ma le pompe, i filtri, l'impianto da reazione, continua a viaggiare di notte in una piscina. Ah beh, certo. È quello... che sembrano piccole cose, ma alla fine nel monte dei costi diventa... Poi ci sono anche i servizi offerti ai più piccini però, giusto? Non ho capito la domanda, scusami. Ci sono anche i servizi offerti ai più piccini, ai bambini, no? Tra l'altro, che allora, noi ad Altura facciamo anche attività neonatale dai 2 anni. Ah, ok. Quindi l'età minima per la nostra corsistica è quella dei 2 anni. Faccio un esempio: in questo momento, tra le linee guida, non si sa se il genitore può o non può entrare in spogliatoio. Ah. Perché chiaramente il genitore occupa spazio, quindi certo. Una delle botte che era venuta fuori era quella che all'interno degli impianti potessero entrare soltanto bambini autonomi, quindi diciamo dai 6 anni in su. Bene, non se lo dobbiamo aprire con meno gente, ma anche perdiamo una fetta di mercato, perché i non autonomi, quindi siamo veramente in una situazione di confusione e fondamentalmente quello che viviamo è un po' una sensazione di essere lasciati soli, cioè nel senso che non chi sta legiferando è un pochino sordo alle nostre esigenze. Questa è un po'
richieste che poi, perdonami, io non per fare i conti in tasca a nessuno, però quando riapre una struttura e riapre a ritmo non sostenuto come prima ma al 50%, per dire, nasce il problema anche mantenimento dipendenti, cioè le regole basilari dell'economia suggeriscono che quando una struttura deve diminuire la produzione deve anche tagliare un po' a volte tagliano anche il personale. Questo è sempre il rischio delle crisi economiche, no? E quindi la paura per chi aspetta le aperture in realtà è anche questa, di non far parte del progetto che andrà avanti. Assolutamente, anche perché c'è è un percorso quasi matematico. Purtroppo, se io prima avevo corsi di bambini, da 12 bambini, e quindi mi servivano due istruttori a corso, faccio un esempio banale, sì. E da domani posso avere 5 bambini in ogni corso, bene, ovviamente non mi serviranno più due istruttori, me ne basterà uno. Come detto prima, non posso chiedere 130-140 euro per un corso bimestrale al mese e quindi devo sicuramente andare a tagliare da qualche parte. E purtroppo uno dei tagli è sicuramente l'istruttore che deve restare a casa e non è la lavoro. Comunque la vostra richiesta, vostra come consorzio e come persone unite in questo unico intento, diventa: dateci delle risposte immediate e fateci, sì, capire esattamente, lettera per lettera, articolo per articolo, almeno cosa possiamo iniziare a fare. Le due cose sono queste, sì. Le linee guida ideale sarebbe scriverle assieme, in modo tale da avere realmente un polso della situazione su cosa significa avere una linea guida che garantisce sicurezza ma permette l'apertura, e dall'altra parte qualche contributo a fondo perduto che ci permetta di investire su tutti quelli che sono obiettivamente i macchinari che dovremmo acquistare per la sanificazione e via dicendo. Queste sono le due cose fondamentali. Che poi, insomma, una situazione di gestione che tanti altri colleghi tuoi hanno sicuramente come primo pensiero fisso appena si svegliano la mattina. Si sta lavorando per queste aperture in tutti i fronti. È chiaro che poi c'è sempre il problema sanitario. Quando riaprirà la piscina, qualsiasi cosa, immagino bisognerà stare minimali, attenti su questo, no? Quindi i 7 metri quadri per bambino creano un problema, ma dall'altro lato come si può fare a dare questa percezione di sicurezza? Ah no, infatti, cioè, a questo punto poi noi ci troviamo per esempio in una situazione promiscua adulti e bambini, cioè lo stesso spogliatoio da un'ora ad un'altra ora è frequentato da bambini, sì. Quindi tutta la segnaletica, tutte le strutture devono essere chiare per i bambini, dopo una certa ora entrano gli adulti, quindi deve essere una cosa comunque adeguata anche ad un pubblico adulto. È una situazione complicatissima. Se in più mettiamo che il genitore che accompagnava non potrà più accompagnare, la situazione dovrà essere ancora più chiara e semplificata. All'interno di questo, persone dello staff dovranno essere messe a disposizione all'interno degli spogliatoi per aiutare i bambini a controllare che vengano rispettati i 7 metri quadri, che venga, sì, utilizzata una doccia sì, una doccia no. C'è un insieme di situazioni che sono in questo momento veramente complicate e c'è una gran confusione. Ecco, in merito al capitolo docce, tra l'altro, una domanda proprio di curiosità da persona che non lo sa. Intervistando magari persone delle palestre, alcuni hanno detto sì, quando avremo i protocolli bene, ma in ogni caso noi pensavamo di non permettere di fare la doccia in palestra. Uno esce e deve andarsela a fare a casa. Per la piscina potrebbe essere la stessa cosa, oppure allora, contando il fatto che ci si lava in fin dei conti, se la doccia è esclusivamente utilizzata da quella persona, come funziona? Allora, diciamo che paradossalmente per la piscina ci sarebbe anche un effetto, visto che ti resta il cloro addosso, il cloro lo uccide il Covid-19, sarebbe quasi un effetto preventivo. Vabbè, certo. Sicuramente una delle opzioni che è stata presa così come esempio è quella di in Europa tante piscine hanno già aperto e non permettono l'utilizzo né degli spogliatoi né della doccia. Okay. Quindi si arriva già col costume sotto e ci si cambia magari in tribuna e via dicendo. Però una cosa legata sempre all'agonismo. Noi non abbiamo a che fare soltanto con l'atleta agonista che viene lì maturo, sapendo, ripeto,
spiegare un bimbo di 6 anni che magari a settembre arriva da scuola, come faccio a dirgli, arriva col costume sotto, deve uscire di casa alle 8 di mattina col costume perché magari la lezione di scuola è nuoto alle 16.30 e sta 8 ore, cioè... Sì, a livello di logistica è un attimo... Ci sono un sacco di cose che scriverle sulla carta è facile, ma se poi uno del mestiere ci pensa e dice sì, ma come faccio io a pensare che un bimbo o un genitore... Anche il genitore avrà i suoi bei problemi a convincere il bambino a comportarsi in maniera un po' strana, no? Tra virgolette, per come si è abituati. E abbiamo ancora 5 minuti, io ne approfitterei per chiederti un altro paio di curiosità che mi sono venute in mente adesso. Abbiamo già parlato che sicuramente gli ingressi saranno ridotti e sicuramente non ci sarà il coperto completo come prima, almeno non nei primi tempi, ma per quanto riguarda le turnazioni bisognerà fare dei turni, no? Cioè credo che per chi frequenta la piscina a livello puramente ludico intendo, quindi non gli atleti che hanno magari i loro orari. Come funzionerebbe, come potrebbe funzionare? Dobbiamo dire tu stai un'ora, un'ora e mezza, poi devi andare via perché si è prenotato quell'altro, come... No, noi per come ci lasciamo in questo momento ipotizzata noi, per quanto riguarda il nuoto libero appunto, quindi gente che viene e paga il biglietto, bisogna creare una situazione tipo supermercato. Posso avere N persone in acqua, nel momento in cui si libera un posto può entrare un altro utente. Da quel punto di vista lì fare la turnazione è impossibile. Per la corsistica sicuramente si può creare una situazione un pochino più organizzata, cercando di sovrapporre alcuni orari in modo tale che quando lo spogliatoio deve essere frequentato sempre da un solo gruppo, in modo tale da non creare una situazione di promiscuità tra chi esce e chi entra dal corso. Quindi da quel punto di vista là è più gestibile. No, ti dico, devi arrivare in piscina alle 4:30, dalle 4:30 alle 4:15 puoi stare in spogliatoio, poi devi essere già in vasca, in una zona dove puoi stare, perché così intanto chi esce dall'acqua può andare giù a cambiarsi e quindi non c'è incontro tra più persone. Tra più persone. Cioè, penso che si capisca anche facilmente, no, la difficoltà di questo sistema per voi gestori, per piscine e palestre in particolare, perché le piscine e palestre, per chi le utilizza a livello ludico, magari per rilassarsi, fare il moto dopo il lavoro o in pausa lavorativa, diventa complicato per esempio prenotare piuttosto che dire io a quell'ora sicuramente riuscirò a venire. Io per esempio nel mio lavoro non ho tanti orari fissi, quindi chiaramente non posso dire che a quell'ora sicuramente riuscirò ad andare in palestra o piscina. Di qui secondo me la difficoltà proprio a gestire questa cosa, no? No, infatti purtroppo c'è poco da fare. L'utenza, noi come gestori dovremmo essere bravi a sensibilizzarla alla nuova realtà, anche ad educarla in alcuni momenti per come comportarsi all'interno dell'impianto, sempre sperando che in qualche maniera una cosa sempre più vicina alla normalità si avvicini anche dal punto di vista temporale. Poi per il resto, mai come adesso la collaborazione tra gestori, istruttori e utente e corsisti dovrà essere viva, perché è impossibile senza questa collaborazione, senza questa complementarità che le cose possano andare avanti rispettando le regole, che poi sono regole che in qualche maniera tutelano tutti. Assolutamente, assolutamente. Io Matteo Bianchi ti ringrazio per essere stato con noi, direttore sportivo Tergeste Nuoto Piscina di Altura, ma insomma abbiamo parlato anche in generale, no, della problematica che c'è e vi auguro di avere presto molte risposte. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito, buonasera. Grazie, buona giornata e buon lavoro, buona serata. Ciao. Grazie. Ciao. Finito il collegamento anche col secondo ospite, puntata interessante di Trieste in diretta. Prima abbiamo parlato con la dottoressa Ernestina Cariello, psicologa e referente LILT, delle videochiamate come servizio per il trattamento di malati oncologici, ma non solo, abbiamo parlato anche della situazione psicologica generata dal coronavirus in questi mesi nella nostra città, in tutta Italia e in tutto il mondo, le complicanze che può portare. Abbiamo parlato adesso con Matteo Bianchi, direttore sportivo di Tergeste Piscine di Altura, con lui anche la problematica affrontata della ripartenza degli impianti sportivi a tutti i livelli, sia per professionisti e non, e delle risposte che si aspettano per riuscire ad aprire in sicurezza senza perdere troppo
economicamente. Questi gli argomenti della puntata che, come di consueto, verrà caricata sul nostro canale YouTube, sulla pagina Tele4 proprio su YouTube, quindi per chi volesse la possibilità anche di rivedere la puntata di Trieste in diretta con i due ospiti appena con cui abbiamo appena dialogato. 19.30 il nostro telegiornale in diretta ovviamente, poi in diretta anche alle 20 fino alle 21 per continuare con l'edizione straordinaria e con tutte le notizie, con le risposte che ci attendiamo arrivare anche sul fronte riaperture, epidemia, coronavirus. Grazie per averci seguito, ci rivediamo al telegiornale. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.